comunque, com'è andato ieri sera con gli altri? Tutto bene, c'era anche Marco, quello che ti piace, sai? Mi hai chiesto di te. Ah, bene. Ha detto domani c'è una festa se volevi venire. Vabbè, dai, ci penso e poi ti però tutti fumano, però vabbè, una sigaretta, la volta buona che provi, oh, almeno fai colpo su Marco, no? Vabbè, dai, ci penso e ti faccio sapere, va bene? Va bene, ciao. A domani. Quindi stasera siete nostri? Fammi sapere, tanto per una volta divertiti con noi. Ciao, un bacio. Vabbè dai, gli dico di sì, tanto che sarà mai una sigaretta. Però no, non lo so. Forza, dille che andrai. Tanto una sigaretta per una volta che potrà mai essere. Una sigaretta a due sigarette, una tira all'altra. Una sigaretta contiene 4.000 sostanze tossiche, tra cui 80 cancerogene. Sì, ma i ragazzi iniziano a fumare per stress, per moda, per noia. Se lei per una volta fuma una sigaretta per divertirsi, non le succede nulla. Caro diavolo, ti aggiorno su questo. Il fumo è la seconda causa di morte al mondo e ha il 50% di possibilità in più di ammalarti. Wow, che discorso emozionante. Forza, dille che andrai. Ma se diventerai dipendente poi cosa farai? Dovrai andare nei centri antifumo per disintossicarti. E va bene, però la sigaretta elettronica sì. Quella sì, dai, con il vapore e tutto, quella sì. Ma è stata inventata appunto per smettere di fumare, non per iniziare. E c'è gente che appunto inizia da questa. Sì, però mi permetti no, di aggiungere... No, ho ragione io. No, allora, non va bene questa cosa. Basta, così. Basta! Sparite! Oi, Cami, scusa se non ti ho fatto sapere niente per ieri sera, ma mi è passato il tempo ed ero un po' incerta. Però ho capito che non serve necessariamente fare queste cose per piacere alle persone. Comunque, grazie mille dell'invito. Un bacio, ci vediamo a scuola.